in corsia, ce ne sono sempre tante, noi ve le raccontiamo ogni venerdì e come ogni venerdì ritorniamo anche questa mattina in diretta. Buongiorno a tutti voi che ci seguite, siamo come sempre in ottima compagnia. Buongiorno Sor Cristina. Buona giornata a tutti, E buongiorno buongiorno a Luisa, infermiera in casa sollievo della sofferenza, benvenuta. a te. Grazie, buongiorno a voi. Questo ovviamente, come sapete, è lo spazio dedicato alle vite in corsia, ovvero alle storie, alle testimonianze, le tante storie di vita che nascono, si intrecciano e camminano in casa sollievo della sofferenza. E allora apriamo subito il nostro spazio dedicato proprio alle storie e alle testimonianze. Buongiorno a tutti, oggi parliamo di vita che nasce e vita da difendere e ne parliamo con Luisa che ha una bellissima storia sull'accoglienza della vita. Buongiorno, ben arrivata Luisa. Grazie, buongiorno a voi. Allora, quando sono stata chiamata qui da voi per questa testimonianza, un po' ci ho pensato perché sinceramente era come aprire le porte a delle emozioni che ormai tenevo chiusa da tanto tempo, è come riaprire una valanga di emozioni, ripeto. Vi racconto com'è andata. Allora, noi eravamo sposati da parecchi anni con mio marito, avevamo una figlia grande. E avevamo entrambi un lavoro, una casa, tutti i beni materiali che si possono desiderare, quindi non ci mancava nulla, tranne che un altro figlio, era un vuoto che volevamo colmare. La prima gravidanza è andata bene, non ho avuto problemi, la bambina cresceva tutto a posto. La seconda gravidanza invece è partita già in modo svantaggiato, non buono. Io dopo un paio di giorni di sapere di essere incinta ho avuto le minacce di aborto ed era il giorno di San Pio. La gravidanza accompagnata dai santi. Certo, sì, ma se finisco di raccontare è proprio accompagnata, sta proprio nel segno dei santi. Praticamente ho detto a San Pio, ho detto se deve andare che vada, altrimenti se si deve interrompere non sarò io a interromperla, a farla fermare adesso senza che passa troppo tempo, perché ogni gravidanza più va avanti e più il dolore è grande. E intanto diciamo, il mio medico che mi prescrive la terapia, il riposo, io seguo tutto alla lettera come lui mi aveva detto. Però il 23 di dicembre si ripete, anche stando attenta a tutte le indicazioni, si ripete questa minaccia, ma di nuovo a riposo è tutto a posto. Dopo le feste di Natale a gennaio facciamo la gravidanza morfologica, quella che le mamme tutte aspettano per sapere il sesso, per sapere le cose. Noi invece in quell'occasione abbiamo riscontrato un femore più corto, che sembra niente, però è tanto. Perché abbiamo avuto a distanza poi di settimane, perché ho fatto anche l'amniocentesi, una diagnosi di sindrome genetica. E a quel punto, quando il medico ci faceva questa diagnosi e ci diceva cosa ci poteva essere, come poteva essere, noi sentivamo solo la sua voce rimbombare nelle orecchie, questo è proprio il tipico della comunicazione di diagnosi. E poi niente, la domanda, ma adesso che facciamo? È lì che stavamo a pensare, al che abbiamo interpellato altri specialisti, tra cui anche un genetista, un luminare, il quale giustamente ci ha detto, se sei disposta ad andare avanti, ti troverai di fronte a questi muri, altrimenti puoi anche interrompere la gravidanza. E sinceramente ci siamo trovati di fronte a un bivio. Questo bivio era che se interrompere la gravidanza tutto si aggiustava, tutto che ce ne importava a noi, tanto nessuno se ne accorgeva. Andare avanti ci implicava poi delle situazioni da dover affrontare. E niente, un po' ci abbiamo pensato, un po' ci chiedevamo perché proprio a noi, ma che abbiamo fatto di male che ci è capitata questa cosa. E poi man mano che passavano i giorni, insomma, io come diceva anche Maria Antonia, ho fatto la scuola di infermieri qua, ho fatto lezioni di etica con persone veramente che ci hanno inculcato un modo di pensare, cioè, ma non per volontà, insomma, ci hanno inculcato questo modo di pensare in modo corretto. E alla fine ci siamo abbandonati, non dico arresi, abbandonati come nel Padre nostro che dice sia fatta la tua volontà. A quel punto, non so, ci siamo sentiti più sollevati, più sereni e abbiamo continuato con questa gravidanza. A marzo, il giorno delle ceneri, ho avuto una minaccia di parto prematuro. E in quell'occasione bastava non ricoverarsi, bastava fare, che ne so, mettersi a fare i servizi, che insomma l'avrei potuta perdere tranquillamente, però non l'avrei mai fatto. Ho fatto di tutto per contenere sta piccina, per tenerla con me.
Mi sono ricoverata, sono stata tutta la quaresima in ospedale, 45 giorni. Non pregavo che non ci fosse il problema perché la genetica non sbaglia. Sapevo che c'era, chiedevo solo il danno minore. E il giorno del sabato santo, per puro caso, diciamo per puro caso, il medico fece un'ecografia di controllo perché dice viene la settimana, poi ci devo mancare, vediamo che c'è. Si è accorto che la bambina non cresceva più da una settimana, al che fece un cesareo d'urgenza. L'ostetrica che mi ha preparato per andare in sala operatoria mi disse una frase che io ho detto tante volte alle mamme in pediatria oncologica, perché ho lavorato anche in pediatria oncologica: dopo il buio ci sarà la luce, non ti preoccupare. E un conto è dirsela, è un conto è sentirsela dire, che in effetti poi ha il suo valore, perché poi la bambina è nata vitale, lei aveva molta voglia di vivere. È affamata, però il cordone ombelicale che la nutriva era così piccolo che lei è nata proprio piccola, è nata poco più di un chilo. Oh. Sì. E quindi quando l'abbiamo vista, lei, io l'ho vista subito, mio marito mi ha fatto un video, me l'ha fatto vedere, ho detto no, sta bene. Quindi tutto quello che c'era stato detto non era proprio così, perché insomma sì, la scienza è precisa, come ho detto prima, io sapevo che la cosa era impossibile che non ci fosse. Però non è matematico, perché non tutto è sicuro finché non si evolve. Infatti le cose erano meglio. A quel punto là non era più nemmeno il problema di base che dovevamo superare, ma la prematurità, perché lei ha camminato più in ritardo per mangiare, per crescere. Insomma, ci ha dato un bello scossone in casa per tutte le cose che abbiamo dovuto affrontare. Però ci ha fatto capire che insomma la cosa che noi abbiamo capito, ed è il messaggio che voglio trasmettere, che il figlio non è come un oggetto, una cosa che se difettosa la vai a buttare, tanto nessuno se ne accorge, è una cosa che non si può fare. E la vita è così sacra che non siamo noi a poter decidere quando questa vita debba durare e non durare, e non dobbiamo interromperla pensando che la nostra vita privata, i nostri progetti si possono rompere, perché noi non sappiamo quali sono i nostri progetti reali, quelli che sono scritti, perché veramente è tutta un'altra cosa. Non è che siamo una famiglia perfetta, non è che non la rimproveriamo, non è che la diamo delle punizioni, facciamo tutte le cose che dobbiamo fare, magari alcune volte sembriamo anche cattivelli, scortesi con lei, però ti riempie la casa. È la vita, lei è la vita. La vita che vince, è vita. È bello anche ascoltare come le cose che lei normalmente diceva ai pazienti, perché ricordiamo, Luisa è un'infermiera, quindi tante volte si è trovata ad essere anche di conforto ai pazienti, a cercare la parola giusta. È bello poi vedere e ascoltare che lei poi, come dire, è stata paziente a sua volta, accolta, comunque accompagnata in casa sollievo da persone che le sono state vicine e che l'hanno appunto accompagnata in questa storia, che davvero è una storia di vita forte, in cui appunto il coraggio di una mamma e di un papà, anche ricordiamo sempre che i papà sono sempre vengono sempre ricordati poco, ma ci sono, è una storia in cui ancora una volta, Sor Cristina, anche l'unione fa la forza, no? Penso proprio di sì, che il sostegno non vi sia mancato in questa vostra scelta. Certo, di perseverare. Sì, sì. Stiamo vedendo anche delle immagini di Francesca insieme alla mamma, qui in un coro, poi lei oggi è anche nella Gifra, noi la vediamo, la conosciamo. Molto comunque attiva. Esatto, dovremmo avere anche una foto, ecco qua, con tutti i giovani ragazzi della Gifra, e quindi insomma credo che questo poi sia la risposta e il regalo più bello anche a tanti dubbi che accompagnano storie di sofferenza, perché insomma ricordiamo che c'è anche sofferenza in queste storie, quindi c'è anche poi, è bello anche ascoltare che c'è il coraggio che riesce insomma a superare questa sofferenza. Qui è con Papa Francesco, siamo stati a Roma. Speciale, immagino, no? Certo, sì, siamo stati a Roma con il reparto di pediatria e pediatria oncologica, sì, nel 2017 per una visita, abbiamo avuto un'udienza speciale. È veramente stata speciale quella giornata.
Sor Cristina, la storia di Luisa ha davvero riempito il nostro spazio. Ho guardato per un attimo l'orologio, mi sono accorta che il tempo è già finito, avrei voluto ascoltarla ancora, però credo che insomma il messaggio che lei ha portato qui oggi sia arrivato chiaro e forte. Sì, soprattutto quello che lei ha detto, cioè la scienza sì è esatta, però non dice tutto. E di questa bambina la scienza aveva detto sarà un problema. La realtà dice sì, è anche un problema, ma soprattutto è una vita nuova in casa ed è una gioia per la casa. Quindi questo la scienza non l'aveva previsto e si era dimenticata di dirlo. Però devo dire che sono stata fortunata ad incontrare anche un medico cattolico, perché ripeto, il primo era un medico ateo che mi aveva consigliato una strada. Il medico cattolico non è che mi abbia detto che non c'erano, c'erano, mi ha detto tutta la verità, perché secondo me il medico cattolico ti deve dire la verità, però ti deve dare anche la forza di poter affrontare la situazione con fede, farti vedere anche i lati positivi, che poi in effetti noi ci siamo ritrovati con i lati positivi, non con tutti i lati negativi. Diciamo che la tua preghiera perché si verificasse comunque il male minore è stata ascoltata. E questo il è davvero minore, straordinario. Io l'ho chiesto sempre. Grazie Luisa, grazie, grazie per averlo raccontato qui a noi, grazie come sempre a Suor Cristina per averci portato quest'altra storia. Noi ci ritroveremo con Suor Cristina venerdì prossimo con un'altra storia, un'altra testimonianza. Adesso invece diamo la linea alla regia, voi rimanete lì perché come sempre subito dopo c'è la nostra pagina dei ricordi. E ritorniamo nei nostri studi per aprire ancora una volta il cassetto dei ricordi e diamo come sempre il benvenuto a Lucia Miglionico e Peppino Petracca. Bentrovati. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, venerdì scorso i vostri ricordi erano dedicati alla visita di Papa Benedetto in casa Sollievo della Sofferenza, ma venerdì scorso abbiamo vissuto anche insieme i fantastici momenti della visita ad Assisi di Papa Francesco, ed è proprio a Papa Francesco che dedichiamo questo spazio dei ricordi di oggi, ricordando ancora una volta non solo la sua visita a San Giovanni Rotondo, era il 17 marzo del 2018, vediamo già delle immagini, ecco, alle 9.45 la Papa Mobile giunge in casa Sollievo della Sofferenza. E ricordiamo anche che ad accompagnarlo in questa visita, come stiamo appunto vedendo, era il nostro arcivescovo Michele Castoro. Questo è l'applauso proprio del reparto di oncologia pediatrica, Lucia, no? Sì, infatti, il Papa al suo arrivo ha voluto dedicare proprio il suo tempo ai bambini e alle famiglie della pediatria oncologica. Avevamo i bambini ricoverati e sono stati dei momenti, facile dire, no? Momenti di grande commozione. Eccolo qui insieme a Donato. Il sogno di Donato era fare un selfie col Papa, ecco qua, ed eccolo qui infatti, ed eccolo qui infatti con, qui il Papa scrive di suo pugno dei messaggi su un grande lenzuolo colorato che Donato aveva nella sua stanza, bellissimo, perché poi dopo, quando il Papa è andato via, Donato, che non poteva muoversi dal lettino, mi ha detto che cosa mi ha scritto. Allora, per farglielo vedere da vicino, abbiamo fatto una foto in modo che lui l'ha potuto vedere. Allora, abbiamo tante foto da commentare. Queste erano alcune immagini che poi andremo a rivedere appunto della visita di Papa Francesco a San Giovanni Rotondo, in particolare nel reparto di pediatria oncologica. Però in realtà la vostra storia con Papa Francesco inizia quattro anni prima, ovvero a ottobre 2014, quando siete chiamati a partecipare al sinodo straordinario della famiglia in qualità di uditori, unica coppia italiana in rappresentanza di tutte le famiglie. Ecco qua.
Ed infatti eccoci qui all'inizio dell'estate, Monsignor Castoro ci comunicò che saremmo stati contattati dalla Santa Sede per la partecipazione in qualità di uditori al sinodo sulla famiglia, il sinodo straordinario, che in realtà poi non è stato proprio un impegno da uditori. Vedete queste foto, guardate le mani. Ecco qua, ecco. Infatti io ero già stata catturata dal particolare. Esatto. L'emozione era tale e tanta perché il Papa ha voluto sentire anche le famiglie e quindi eravamo presenti, eravamo 12 famiglie provenienti da tutto il mondo, noi eravamo la coppia che rappresentava la famiglia italiana e abbiamo fatto un nostro intervento. La coppia più bella del mondo, ce l'abbiamo qua in esclusiva noi, ecco perché, a Padre Pio TV. Ecco perché vedete la nostra vita si intreccia con quella personale, professionale, di parrocchia, di comunità e anche con Teleradio Padre Pio, dove siamo stati tante volte ospiti a parlare di famiglia. È stato un momento veramente emozionante perché parlare in plenaria, nell'aula sinodale e parlare soprattutto davanti al Santo Padre di famiglia è stato qualcosa di, diciamo, irripetibile. Una bella responsabilità anche, Peppino, no? Sì, lo ricordavamo, sì. Unica coppia italiana in rappresentanza di tutte le famiglie. Sì, siamo stati... non sappiamo perché ci hanno scelti. Ecco, un caro ricordo va a Monsignor Castoro perché lui ci ha presentati e ricordo che poi il Cardinal Baldisseri, che era il segretario del Sinodo, lo incontrammo alle suore di San Giuseppe per un saluto, perché lui l'estate, perché il Sinodo si svolge in ottobre e lui venne qui perché dice che veniva tutti gli anni alle suore di San Giuseppe per passare qualche giorno di vacanza. Ci incontrò, ci volle conoscere e noi volevamo conoscere anche il segretario del Sinodo. È stata, ecco, ci siamo dati coraggio con quella stretta di mano. E a proposito di mani, di questa stretta di mano, ecco qua, la regia ci sta davvero leggendo nel pensiero oggi, grazie ad Antonio Lalla che ci sta aiutando. Questa è una foto molto significativa. È una foto che abbiamo conservato gelosamente anche perché scattata da Peppino. C'è stato nei momenti di pausa dal sinodo, c'era la possibilità proprio di essere a tu per tu con il Santo Padre, era lì nell'atrio insieme a noi e naturalmente gli ho portato i saluti di tutto il reparto, i saluti di Casa Sollievo, i saluti dei bambini e... prendendomi le mani lui mi chiese: hai le mani sante? Io ho detto: santità, io ho le mani mo sante, e lui me le benedisse e poi mi disse: porta una carezza ai bambini, abbraccia per me tutte le famiglie. Ecco, un altro impegno grosso che sentiamo di portarci sulle spalle. Se Papa Giovanni Paolo II all'inizio del nostro percorso matrimoniale e pastorale ci affidò l'incarico di seguire le famiglie nella comunità, nella parrocchia, con Papa Francesco lui suggellò questo impegno anche in quello che è il nostro lavoro quotidiano, quel toccare le ferite, quell'accarezzare l'ammalato, quello accompagnare con un abbraccio, cosa che adesso col Covid non possiamo fare, ma che spiritualmente continuiamo a fare. Però a proposito proprio di queste cose che tu hai detto, a toccare le ferite, accarezzare l'ammalato e regalare un abbraccio, c'è una foto che ha fatto un po' il giro del mondo, che sintetizza un po' tutte e tre queste cose. È una foto che ancora oggi... diciamo esprime tutta la sofferenza da una parte e tutto l'amore che hai per il prossimo dall'altra. Mirko era il nostro
paziente, era il nostro simbolo nel reparto, anche perché la sua malattia lo ha portato a delle lunghe degenze ed era quello che si prestava con tutti e per tutti, era diventato era un po' il fratello maggiore del reparto. Lui si era preparato un discorso da fare al Papa, ma quando il Papa è entrato si sono guardati negli occhi e Mirko è caduto in ginocchio e tutto si è risolto in quell'abbraccio. Un abbraccio, quando poi a un certo punto le lacrime di Mirko erano abbondanti, lui ha tentato di asciugarsi con la mantellina del Papa, tant'è vero che io ho detto: Mirko, non con la mantellina. E il Papa mi ha fatto segno, ha detto: mi sta regalando la sua sofferenza e il suo amore. E questo, devo dire grazie anche. Questo era il giorno del suo compleanno. Sì, io approfitto solo per dire grazie anche a Michele, il nostro fotografo, perché lui, preso comunque dall'emozione, è riuscito ad immortalare quello scatto. Uno scatto che davvero ha fatto il. Uno scatto che quest'anno, per esempio, la Pastorale della Salute ha ripreso nel giorno della giornata degli ammalati. È uno scatto che è diventato virale. Ringraziamo Michele Martino. E sì, la foto successiva è quella di Mirko nel giorno del suo compleanno. E vedete, il Santo Padre. Cioè, la visita di Papa Francesco non è finita con quel 17 marzo a San Giovanni Rotondo, perché poi, grazie anche alla presenza a Santa Marta di Monsignor Borgia, Don Paolo, abbiamo avuto la possibilità di mantenere i contatti, per cui io mandavo notizie a Don Paolo perché il Papa mi chiedeva notizie dei bambini ricoverati. E a proposito di questo scambio epistolare molto importante, aiutaci, ecco qui, questa è l'immagine che cercavo, ecco, raccontaci tu che cosa. Allora, il giorno del compleanno di Mirko io ho mandato a Don Paolo sempre un po' di foto del reparto, foto di Mirko del compleanno, e ho detto: non so se tu hai la possibilità di farle vedere al Santo Padre, perché Mirko quella mattina mi chiedeva: chissà se il Papa si ricorda di me. E scrissi questo messaggio e Don Paolo, nella scritta di sopra, dice: Santità, questo è un messaggio che oggi un'amica mi ha mandato da San Giovanni Rotondo, e gliele faccio vedere, casa sollievo della sofferenza. Subito dopo il Papa gli ha dato le foto e il Papa ha immediatamente risposto: Monsignor Borgia, ricordo Mirko e il drammatico abbraccio in ginocchio davanti al suo papà. E ho pregato perché il Signore lo guarisse. In quella mattina sono stati tre i malati che più mi hanno colpito. Se può dire alla dottoressa che ricordo bene Mirko e prego, la ringrazierò. Che meraviglia. Logicamente, Monsignor Grazie, Borgia, per aver condiviso questo davvero questo documento, questa Monsignor Borgia mi ha immediatamente girato questo messaggio e l'abbiamo fatto vedere a Mirko e al suo papà, a Monsignor Renna, che era il vescovo amministratore di quel periodo, ma soprattutto il vescovo che si è preso poi cura di Mirko e della sua famiglia, anche dopo la morte ha celebrato lui i funerali di Mirko. Grazie davvero, puntata e spazio straordinario questo venerdì, grazie anche a te Peppino per essere stato con noi, come sempre il tempo è sempre troppo poco, dobbiamo inventarci qualcos'altro, noi vi salutiamo, ci rivedremo venerdì prossimo e diamo ora la linea alla regia. Alla
alla parte conclusiva del nostro Vite in Corsia anche per questo venerdì. Come sempre l'ultima parte è dedicata alla salute. Scopriremo fra poco di cosa parleremo, la patologia, come curarla, come riconoscerla, stili di vita corretti con i consigli sempre dei medici di Casa Sollievo della Sofferenza. Prima di salutarvi voglio ringraziare la regia che mi ha accompagnato anche in questa mattina, Antonio Lalla, Giulio Russo, Luigi Martino. Voglio ringraziare ovviamente tutti voi per averci seguito. Vite in Corsia ritorna venerdì prossimo, puntuali come sempre alle 10.30. Noi vi auguriamo un buon sabato e domenica e vi lasciamo adesso con la clip Spazio Salute in collaborazione, lo ricordiamo, con Casa Sollievo della Sofferenza, oggi per parlarvi di ipertensione arteriosa, e lo faremo insieme al dottor Antonio Miriello, medico internista in Casa Sollievo della Sofferenza. Ancora una buona giornata a tutti voi, un buon sabato, una buona domenica. Vi ricordo lo spazio dell'informazione subito dopo di noi. Grazie. L'ipertensione arteriosa, più che una patologia, è definibile come una condizione di rischio, una condizione che aumenta il rischio di sviluppare malattie cardio e cerebrovascolari, quali l'infarto del miocardio, l'ictus e l'insufficienza renale. Da un punto di vista pratico, riconosciamo due forme di ipertensione, l'ipertensione essenziale e l'ipertensione secondaria. Quest'ultima, l'ipertensione arteriosa secondaria, riconosce una causa, di solito un disturbo endocrino metabolico, corretto il quale si risolve l'ipertensione. Al contrario, l'ipertensione arteriosa essenziale, che poi è la forma più frequente perché affligge il 95% dei pazienti ipertesi, non ha una causa direttamente riconoscibile. In entrambi i casi l'obiettivo è quello di abbassare i valori di pressione arteriosa fino a un livello di normalità, perché così facendo si riduce il rischio di sviluppare patologie cardio-cerebrovascolari. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità relativi all'Italia evidenziano che circa un 30% della popolazione generale è affetto da ipertensione arteriosa. Esistono delle variabilità in base alla regione coinvolta, in base al genere, quindi i soggetti di sesso maschile, i soggetti di sesso femminile, e una variabilità correlata all'età. A questo 30% di popolazione va aggiunto un 15% di popolazione a rischio, per cui in una condizione di ipertensione borderline. I dati epidemiologici fanno vedere che i figli di pazienti ipertesi sono maggiormente a rischio di sviluppare ipertensione arteriosa rispetto ai figli di pazienti normotesi. Quindi sì. Generalmente l'ipertensione arteriosa non dà sintomi, per cui viene definita il killer silenzioso. Esistono però dei sintomi che poi rappresentano dei campanelli di allarme che sono associati a valori pressori particolarmente elevati, e questi sintomi possono essere cefalea, acufeni, vertigini, che sono appunto manifestazione di valori pressori molto alti. La diagnosi di ipertensione arteriosa si effettua con la misurazione della pressione arteriosa, quindi misurandola. La misurazione può avvenire in ambulatorio dal medico di medicina generale, oppure si può misurare la pressione arteriosa presso il proprio domicilio utilizzando dei misuratori elettronici validati che poi rappresentano il mezzo suggerito dalle linee guida della Società Italiana per l'ipertensione arteriosa. Esiste poi la possibilità di un monitoraggio dei valori pressori nelle 24 ore per valutare alcuni casi di ipertensione mascherata.
È possibile che in alcune fasi della vita un soggetto presenti elevati valori di pressione arteriosa. Questo si verifica soprattutto in corso di stress emotivi o di stress psicofisico, oppure in corso di patologie, ad esempio endocrinologiche, che possono portare ad un aumento dei valori di pressione arteriosa. Il trattamento dell'ipertensione arteriosa richiede sempre un approccio multidisciplinare. È fondamentale nei pazienti ipertesi correggere lo stile di vita. Ciò significa andare ad agire su alcuni fattori di rischio modificabili, spesso associati all'ipertensione arteriosa. Questi sono l'obesità, la dislipidemia, l'eccesso di consumo di bevande alcoliche e il fumo di sigaretta. Per cui il primo trattamento è quello di incrementare l'attività fisica con attività di tipo aerobico, condurre una dieta bilanciata riducendo il quantitativo di sale da cucina, riducendo il quantitativo di carni rosse e formaggi, prediligendo frutta di stagione, frutta fresca, verdura, legumi e cereali. Il trattamento diuretico fa parte delle terapie farmacologiche dell'ipertensione arteriosa. Esistono diverse classi di farmaci antipertensivi. Abbiamo i diuretici, che sono i farmaci più antichi, abbiamo i farmaci che agiscono sul sistema renina-angiotensina, quindi ACE inibitori o sartanici, poi esistono i beta-bloccanti e gli alfa-bloccanti. Non esiste un trattamento standard per ogni paziente. Diciamo che nell'ambito dell'ipertensione arteriosa il fine giustifica i mezzi, per cui l'obiettivo finale è sempre quello di ricondurre i valori di pressione arteriosa alla normalità. L'approccio farmacologico iniziale è a discrezione del medico, paziente per paziente. Sulla base delle comorbidità che il paziente presenti, saranno prescritti alcuni farmaci rispetto ad altri. L'importanza della riduzione dei valori di pressione arteriosa sta nella riduzione del rischio di malattie cardio-cerebrovascolari, che oltre all'ictus e all'infarto sono rappresentate anche dall'emorragia cerebrale, dall'aneurisma dell'aorta addominale, solo per nominarne alcune. Alcuni cibi, in particolare i cibi molto ricchi di sale, gli insaccati, si associano ad un incremento dei valori pressori. Anche i cibi ricchi di grassi si ritiene che abbiano un effetto indiretto, andando a peggiorare l'obesità e quindi i disturbi metabolici associati all'ipertensione, quali la dislipidemia, l'iperuricemia e il diabete. Il ruolo dell'attività fisica nell'ipertensione arteriosa è fondamentale nel trattamento dell'ipertensione arteriosa. Al paziente iperteso si suggerisce sempre di incrementare l'attività fisica per una serie di motivi. Innanzitutto, un'attività fisica aerobica, quindi a basso carico, con costanza per almeno 40 minuti al giorno, è in grado di vasodilatare le arteriole degli arti inferiori, le arteriole muscolari, di conseguenza abbassando le resistenze e riducendo quindi i valori di pressione arteriosa. D'altro canto, l'attività fisica favorisce la riduzione ponderale, il calo ponderale, agendo quindi in maniera positiva anche sulla parte metabolica associata all'ipertensione. La pressione arteriosa a domicilio va misurata in maniera standard. Innanzitutto c'è bisogno di misurare la pressione dopo che il soggetto si è messo seduto o sdraiato per almeno 5 minuti con le gambe non accavallate. Va misurata evitando di assumere sostanze stimolanti quali caffè, tè, alcolici, fumo di sigaretta per almeno un'ora prima rispetto alla misurazione. E la misurazione deve essere fatta al mattino, almeno 30 minuti dopo il risveglio, al pomeriggio, ma almeno 3 ore dopo il pasto, oppure in serata, prima di cena.
Un falso mito è che l'ipertensione va trattata solo quando dà sintomi. Come abbiamo visto in precedenza, di solito l'ipertensione non è sintomatica, non dà sintomi di sé, per cui va trattato il valore medio di pressione arteriosa a prescindere dalla presenza di sintomi. Se i sintomi sono presenti, vuol dire che ci troviamo di fronte ad un'ipertensione di grado severo.